cosa gliene pare, insomma, di questa associazione di liste civiche che si stanno organizzando sul territorio. Mi sembra un'ottima iniziativa, tra l'altro io non sono più a Fondo Monetario Internazionale da 10 giorni, sono tornato anch'io in Italia perché credo sia importante per me parlare di temi come il debito pubblico, la spesa pubblica, la gestione della spesa anche a livello locale. Quindi credo che iniziative di questo genere siano da sostenere assolutamente. Ecco, per quanto riguarda la spesa pubblica, si è parlato tanto, insomma, il governo sia Letta che Renzi, ma anche Monti, di spending review. Ecco, è stato fatto effettivamente quello che c'era da fare in questi anni per cercare di ridurre la spesa e quindi conseguentemente anche il debito pubblico del nostro paese. Si è fatto qualcosa, nel senso che siamo riusciti a rallentare l'aumento della spesa. Fino al 2010 la spesa aumentava molto rapidamente. Dal 2010 in poi è rimasta più o meno ferma in termini di potere, anzi in termini di potere d'acquisto si è ridotta tra 2010 e 2013. Poi ha ricominciato a crescere. Adesso purtroppo, secondo me, sta ricominciando a crescere un po' troppo rapidamente. Poi soprattutto non abbiamo tagliato la spesa quanto era necessaria per ridurre la tassazione. Un po' la tassazione è stata ridotta, ma è stata ridotta in deficit, cioè andando a prendere prestito soldi piuttosto che finanziarla riducendo la spesa. Ecco, secondo lei, nel quadro politico che ci si appresta, insomma, a vedere per le elezioni del 2018, quanto manca seriamente un partito che parli chiaro, diciamo così, ai cittadini, per quanto riguarda i tagli necessari che sono da fare sulla spesa pubblica italiana? Si parla del PD, della Lega, ma insomma, secondo me non ce n'è nessuno veramente che sta, toccando queste tematiche in maniera chiara. Sì, effettivamente sono un po' preoccupato anche io, nel senso che insomma, sembrano tutti promettere o di aumentare la spesa o di tagliare le tasse senza tagliare la spesa, il che vuol dire indebitarsi di più. Abbiamo un debito già molto elevato. Non so cosa succederà da qui a marzo, però insomma, siamo entrati un po' nella solita dinamica preelettorale in cui si promettono tante cose che poi sarà difficile mantenere e non si parla invece di un problema che è quello, secondo me, tra i più seri dell'economia italiana che ci danneggia e ci ha danneggiato enormemente, il fatto che lo Stato è troppo indebitato, il debito è troppo alto e che ci espone a rischi come la crisi del 2011 e 2012, che è dovuta al fatto che eravamo troppo indebitati. Adesso i tassi di interesse sono bassi, ce ne accorgiamo un po' meno, ma non rimarranno sempre bassi. Quindi c'è il rischio che se non riusciamo a risolvere questo problema, se non riusciamo ad abbattere il debito pubblico in questo momento in cui i tassi di interesse sono bassi e c'è un po' di crescita, non ci riusciremo mai. Ci ritroveremo di nuovo nella necessità poi di fare cose di emergenza come abbiamo dovuto farlo nel 2011 e nel 2012. Fino al 2014 in realtà la spesa degli enti locali era stata, soprattutto dei comuni, era stata contenuta meno che quella centrale. Negli ultimi anni invece c'è stata una maggiore richiesta di contributi da parte del centro rispetto ai comuni e rispetto alle regioni. Quindi, negli ultimi anni, effettivamente, i comuni hanno contribuito molto a questo contenimento della spesa, purtroppo molto più di quello che è stato fatto a livello centrale.